Sulle variazioni di bilancio del Comune di Foggia c'è l'ok dei revisori dei conti, i quali tuttavia rilevano ritardi e criticità su debiti fuori bilancio e sui fondi del PNRR. Il parere dei revisori sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale di bilancio 2024-2026 è di qualche giorno fa, precisamente del 15 di luglio. Ammonta a poco più di 109 milioni di euro il risultato di amministrazione, con il rendiconto del 2023 approvato in Consiglio Comunale lo scorso 28 di maggio. Ciò che viene sottolineato nel parere del Collegio dei Revisori è che il Consiglio Comunale di Foggia ad oggi non ha approvato variazioni di bilancio. Come detto, non mancano però le criticità evidenziate dai revisori dei conti. A fronte di 54 milioni e 700 mila euro di finanziamenti del PNRR, il Comune di Foggia ne ha processati meno di 4 milioni. E questo fa riferimento alla data del 20 giugno scorso, giorno in cui il responsabile dei servizi finanziari dell'ente, in una nota, lamentò inerzia amministrativa, chiedendo allo stesso tempo a dirigenti e assessori competenti delucidazioni riguardo lo stato di avanzamento delle misure, discrepanze anche in materia di lavori pubblici, dove emerge la diversità dell'andamento dei tempi di realizzazione delle opere in corso con quanto invece programmato. C'è poi il fardello dei debiti fuori bilancio. Nel 2023 è di oltre 35 milioni e mezzo di euro l'accantonamento per fondi rischi contenzioso e dalla ricognizione del contenzioso esistente è stata calcolata una passività potenziale di circa 119 milioni di euro. Perdite per AMIU e AMGAS, chiudono inutile AM Service e ATAF. Criticità dunque evidenziate, ma parere nel complesso positivo, con il Collegio che non rileva criticità tali da pregiudicare gli equilibri finanziari.